Siamo con Pietro Rechi, settimana un po' di riflessione dopo la sconfitta della Macutta Civitalad contro l'Isernia, è arrivato solamente un punto contro una squadra che fino a questo momento aveva perso contro tutte le dirette concorrenti, a parte la Clementina che poi affronterà nell'ultima giornata, quindi forse c'è anche la voglia di recuperarli questi punti da qualche altra parte. Non sarà semplice perché adesso in casa affronterete nelle prossime 5 partite casalinghe le prime 4 della classifica, per cui un percorso non semplice per voi. Sì, diciamo che quello è il problema. Sicuramente, vabbè, io questo l'ho detto già diverse volte, Isernia non vale 0 punti, vale gli stessi punti di Nossi, di Chiatina, di Chieti, di Chieti e le altre concorrenti che se lotteranno alla retrocessione. Quindi il discorso di un punto, cioè il rammarico lì l'abbiamo, c'è un grosso rammarico perché potevamo fare 2 o 3 punti e invece ne siamo usciti fuori con 1. Però la prestazione secondo me non è stata malvagia, i ragazzi sono impegnati. È chiaro che ieri ho detto a loro che i 2 punti persi lì bisogna recuperarli nelle prossime 4 partite, cioè noi dobbiamo comunque girare a 10 minimo nel girone di andata e quindi bisogna fare 3 punti nelle prossime 4 gare. Sarà difficile, ma soprattutto in casa bisogna spingere per prendere punti. E sabato arriverà a Pomezia, c'è il ricordo del 6-0 l'anno scorso, ma quest'anno la situazione sembra essere diversa, anche perché le pomedine sembrano essere molto in forma. E Pomezia, allora, Pomezia non bisogna fare prendere in riferimento quelle 2 gare, perché le 2 gare di Pomezia noi arrivavamo in un punto in cui alla stagione stavamo perfette, sia fisicamente che da un punto di vista tecnico-tattico. Loro sono una squadra forte, io l'ho vista giocare con gente esperta di categoria, perché quasi tutto il sestetto di Pomezia ha fatto B1 diversi anni, ha esperienze di B1 e anche qualcosina in più. E quindi conoscono bene la categoria, sanno come approcciarla, sanno come giocare certi punti importanti e in questo momento devo riconoscere che stanno giocando bene, quindi sarà difficilissimo, sarà una partita completamente differente dalle 2 precedenti.